è in una gigantesca trappola che io chiamo la trappola dei ruoli. Invece dell'essere umano, invece degli esseri umani, questo pianeta è abitato da ragionieri, mariti, papi, ingegneri, attori, prostitute, musicisti, registi. Tutti costoro si rifugiano nel ruolo come se fosse un'entità che li ingigantisse, mentre invece il ruolo loro di nascita di esseri umani è immenso, e questi ruoli gli danno una piccolissima parvenza di qualcosa che comunque loro non sono. Tu dici che la cosa peggiore per uno schiavo, per un prigioniero, è mettere i fiori sul davanzale della propria cella, perché quando aprissero quel cancello lui addirittura resterebbe dentro, sarebbe tentato di rimanere nella sua prigione. Beh sì, questo lo sanno tutti, anche un uccellino, se tu gli apri la gabbia, che cosa fa? Non esce. Perché l'istinto di conservazione gli fa capire che lui lì è protetto, fuori non sa cosa c'è. E dato che le sbarre spesso e volentieri rimangono belle salde e il cancello ben chiuso, come si fa a segare le sbarre per tentare la via della libertà? Ma è molto semplice, bisogna liberarsi da qualsiasi obbligo e dare retta ai desideri. Il desiderio è l'indicazione perfetta della natura, che la natura, del resto desiderio presumibilmente deriva da desidera, qualcosa che arriva dalle stelle, da lontano, dal mistero, capisci? Quindi diminuire la sera, uno può sedersi lì e dire: oggi faccio la lista delle cose che ho fatto. Se ci sono 32 cose obbligatorie e neanche un desiderio, vuol dire che la persona è sostanzialmente solo da inumare, nel senso che non c'è più. Se invece ci sono, non so, 2 obblighi e 18 desideri, uno dice: vabbè, devo cercare di eliminare questi 2 obblighi, poi sono a posto. Quali sono queste galere in cui l'essere umano viene deplasmato e diventa una parte, un moncone della propria grandezza, un relitto della propria immensa preziosità? Sono la scuola, sono la famiglia nucleare, non la famiglia quella vera, che è fantastica, se non altro perché è composta da 7 miliardi di persone. Il lavoro, questa menzogna gigantesca di far credere che sia utile a qualcuno lavorare più di 3 ore al giorno, è una cosa per me che la gente è proprio il comico, in quanto una persona felice in 3 ore produce 10 volte quello che produce mediamente una persona invece infelice. Il lunedì mattina, ma non solo il lunedì, è chiuso in una scatola di ferro con le ruote, insieme a altri milioni di esseri, va a lavorare. Quest'uomo ha bisogno un po' di credere anche nella sua possibilità di liberazione. Che cosa gli diciamo a quelli che ci stanno guardando e che sperano un giorno di vivere in modo diverso? Ah, gli dico: guarda, cominci un giorno alla settimana ad andare a lavorare a piedi. Ti alzi magari 6 ore prima e vai a piedi e vedi te stesso da fuori per un attimo. Ti farà orrore, ma ti farà anche molto piacere, perché dirai: ah, ma io non lo sapevo di essere soltanto un rimasuglio infimo di me stesso, mentre quando avevo 2 o 3 anni sapevo rispondere a qualsiasi domanda. Tra parentesi, provate a parlare con un bambino di 2 anni, 2 anni e mezzo. Chiedetegli qualsiasi cosa, come ho fatto io con un bimbo di appena 3 anni scarsi, che gli ho chiesto di dirmi la differenza fra le vibrazioni delle macromolecole e le onde abissali dell'Oceano Pacifico. Domanda che qualsiasi liceale, anche qualsiasi universitario, avrebbe prodotto un'unica risposta: boh. E cioè è diventato un boologo. Mentre fino a 3 anni sapeva rispondere a qualsiasi domanda, anche a quella lì che ho fatto io. Infatti adesso io non lo imito, ma questo bambino, con una grazia infinita, ha messo gli occhi a fessura, che quando il bimbo si mette in contatto con l'infinito, mi ha detto: sì, perché anche il mio gattino, quando io lo cerco sotto il letto, non c'è. Che è una risposta altamente scientifica rispetto alla domanda.
Ora, questa demolizione progressiva dell'essere umano è dovuta non alla cattiveria, non alla protervia del potere, ma all'ignoranza assoluta, capite? Come uno che ha un quadro del Tiziano, di Leonardo da Vinci, lo usa, non so, per asciugare i piedi. Nel frattempo il tempo va via, però, ed è l'unica cosa che non torna, il tempo prezioso degli anni buoni in cui si possono ancora fare delle cose. Questo non dovrebbe spaventare terribilmente tutti? Il tempo della vita è sempre buono, dalla nascita fino alla sparizione del corpo. Questa idea che da giovani si possono fare le cose e mantenere, cioè, a 70 anni, no, è un'idea di chi appunto è abituato a non vivere e ad esistere soltanto. Allora, cosa fa quello lì? Nella prima parte della vita sogna la seconda parte, nella seconda rimpiange la prima, che è una truffa, un trucco per bloccarlo l'uomo, sempre. Anche se per caso gli si rompesse la macchina, quelli che allora lo farebbe obbligatoriamente di andare al lavoro a piedi, gli mandano subito il taxi, non so, gli va, capisci? E più rapidamente arriva, meglio è. Più rapidamente arriva là, dove dovrà parcheggiare se stesso 9 ore. Come riesci a vivere in un mondo così diverso da come tu ti sei descritto, da come ti conosciamo? Intanto il mondo che c'è fuori di qui è meraviglioso, perché io che ho l'occhio, anche se un quadro, non so, di Van Gogh è stato adoperato come vassoio per i cappuccini, io da un angolino riesco a vedere il capolavoro, come faresti tu andando alla Basilica di Assisi, dove sono crollati gli affreschi di Giotto, e si vede magari un pezzo di occhio, un orecchio, e dice: Madonna, guarda, in quell'occhio lì c'è tutto l'universo di un essere umano che viveva, che pulsava, eccetera. Il mondo fuori è straordinario. È l'obbligo di vederlo orribile che ti dà l'impressione che sia orribile. Molto bello questo. Capisci? È la tassa che si paga per non essere sterminati. Trovo che sia forse la cosa più drammatica dell'epoca, questo uso dell'energia e del tempo per lamentarsi continuamente, come se questo migliorasse le cose. Cosa pensi di questa lamentela di chi non fa altro che lamentarsi? Adesso ti dico perché le persone si lamentano, non solo si lamentano, ma parlano sempre male degli altri, dei propri simili. È così. E perché parlano male dei propri simili? Perché avendo raggiunto una disistima profonda in se stessi e cercando di trovare un po' di sollievo, parlano male del mondo in modo che così loro si sollevano un po'. E tutto ciò accade in un automatismo veramente drammatico, perché nessuno ha la possibilità materiale di accorgersene. E qui voglio introdurti quello che per me è fondamentale. Tutta l'economia occidentale e anche mondiale è paragonabile ad una massaia che per cucinare gli spaghetti usa questo metodo che le hanno insegnato sin da bambina. Mette la pentola sul fuoco, poi dopo, quando la pentola è rovente, mette gli spaghetti, aspetta 10 minuti, quando improvvisamente mette l'acqua. Dopo altri 5-6 minuti spegne e passa 1 ora e mezza a pulire il bruciato dal buono. Con fierezza ti dice che da 1 chilo di spaghetti 70 grammi li tira fuori. Ma la cosa portentosa è che tu, distinto, diresti, quasi quasi le dico, che si mette prima l'acqua, lei non deve fare... Ma stai per parlare quando lei ti... Ma figurati, zitto là, che adesso ho fatto un corso che per pulire il pulito dal bruciato io impiego 40 minuti e non come prima un'ora e mezza. Allora, a questo punto però tu cosa fai? Tu che sei l'essere umano, in silenzio la inviti a pranzo e gli fai vedere come tu cucini gli spaghetti. Lei lo vede, ma non ti dice niente. Però forse andando a casa diranno: ma quella lì ha preso 2 etti di spaghetti e sono risultati 2 etti di spaghetti cotti. Comincia a riflettere, no? Ma a questo punto arriva il vero protagonista. E chi è?
è il venditore di spaghetti. Chi viene lì da te dice: come ti permetti tu di far vedere come si fa? Io finora ho venduto 1 chilo di spaghetti per una porzione, e adesso io con 1 chilo in quel modo lì me ne farebbero 10. Questa è esattamente la fiaba tetra dell'economia mondiale. Io voglio sentire però dei versi che so che tu hai scritto sul lamento, sulla lamentela. I versi, se vuoi, sono questi. Se è vero, come dite, che il mondo è dolore e sofferenza, cosa sono i fiori di tiglio e i nidi d'ape e le foglie che rivelano il vento e questo mio essere contento solo di poter vivere e vedere, non esistere e guardare, ma vivere e vedere. Ciò che io auguro davvero, non ai bambini, perché lo fanno fino a 3 anni di età, ma ai cresciuti, i cresciuti. E sai come si fa a vedere, per esempio, davvero, a vedere con gli occhi? Basta regalarsi 5-10 minuti di cecità assoluta, magari in mezzo alla strada, magari con le macchine che passano. E poi quando tu riapri gli occhi, Madonna, guarda, vedi tutte le case, poi là in fondo, guarda la finestra, guarda. E scopri il mistero del vedere. Jacob era arrivato al punto di identificare con la bestia non solo tutti i suoi mali fisici, ma ogni sua esasperazione intellettuale e spirituale. La balena bianca gli nuotava davanti agli occhi come l'incarnazione ossessiva di tutte quelle forze del male.